Alexia, oggi siamo qua in Rankalic per presentare un nuovo progetto per questo Natale 2020. Realizzeremo insieme la sfera di Natale con le ortensie, che è questa qua, vedete, con le luci all'interno, ed l'abbiamo realizzata utilizzando gli nuovi stampi della linea Ticas Ortensia e Violetta e il velluto nuovo glitterato termoformabile. Vediamo insieme come si realizza. Come vi dicevo, per realizzare le ortensie utilizziamo il nuovo stampo della linea Ticas Ortensia Violetta e nello specifico utilizzeremo questo stampino con questo fiore a 5 petali, questo qua, e la foglia, questa qua. Vediamo come andiamo a modellare il velluto. Per ogni ortensia dobbiamo creare dei ciuffetti e di almeno 5 fiorellini ogni ciuffetto, per cui per un'ortensia completa calcoliamo che dobbiamo avere almeno dalle 15 alle 20 stampate, stampate intendo per ogni singolo fiorellino. Di conseguenza andremo a tagliare dei rettangolini di velluto modellabile che siano leggermente più grandi rispetto allo stampo. Esempio, se andiamo a fare un'ortensia composta da 5 gruppi di 5, per cui da 25 corolle, diciamo, chiamiamole così, andremo a tagliare 13 di questi rettangolini e ci dobbiamo un pochino regolare di conseguenza. Prendiamo la nostra fonte di calore, che è una piastra o un ferro da stiro alla temperatura massima, e andiamo, una volta che ha raggiunto la temperatura, a mettere il velluto termomodellante glitterato, in questo caso con il rovescio a contatto della piastra della fonte di calore. Quando vediamo che inizia a diventare bello caldo, per cui se ci appoggiamo la mano sentiamo calore, prendiamo il velluto e lo andiamo a mettere su questa parte dello stampo. Così premiamo leggermente fino a che raffreddi e subito dopo vediamo i nostri fiori perfettamente modellati. Li faccio vedere sia da un lato che dall'altro. Stessa cosa l'andremo a realizzare con le foglie, per cui andiamo a prendere in questo caso un pezzo di velluto salvia, andiamo a metterlo sulla nostra fonte di calore. Aspettiamo che riscaldi, dopodiché lo andiamo a mettere dentro lo stampo e premendo leggermente con le mani siamo andati a modellare perfettamente la nostra foglia. Vedete com'è di facile esecuzione? L'unica accortezza è la fonte di calore che deve essere calda, per cui noi diamo delle indicazioni di temperatura, ma controllate sempre i vostri strumenti. Andiamo a tagliare sia le foglie che i petali seguendo la linea di contorno data dallo stesso stampo. Realizzeremo questa cosa, questa operazione, sia per ogni singola foglia che per ogni fiorellino, per cui per i fiorellini li andiamo a dividere, dopodiché li andremo a tagliare seguendo lo stampo, andando bene a fondo, dividendo i petali di ogni corolla, per cui ogni corolla poi andrà nuovamente tagliati i petali in maniera da creare movimento ai singoli petali. Ecco fatto. Vi dicevo appunto che per realizzare un'ortensia come faremo oggi dovete avere almeno 15 corolline di questa grandezza. Prendiamo per fare la parte interna del fiore, prendiamo i nuovi pistilli glitter, in questo caso il colore champagne, con una forbice o un tronchesino andiamo a prendere un piccolo pistillo in questa maniera e con del filo d'alluminio sottile andiamo a crearci il nostro pistillo, per cui vedete, giro intorno, stretto stretto intorno al gambo del micro pistillo e dopodiché andiamo creando un attorcigliamento, in questo caso a crearci il nostro pistillo.
ogni singola corolla che abbiamo precedentemente tagliato, andiamo a fare un piccolo taglietto al centro, dopodiché inseriamo il gambetto del pistillo che abbiamo realizzato all'interno del forellino, arriviamo fino all'inizio del gambo del pistillo, un punto di colla caldo e con le mani tiriamo su in maniera di non bruciarci. Arricciando leggermente, pizzicando leggermente il fiorellino a creare questo. Adesso mettiamo ancora un pochino di colla qua, ok? In maniera da far sì che il nostro fiore, quando raffredda la colla, risulti in questa maniera. A questo punto prendiamo la guttaperca, nel caso dell'ortensia utilizziamo il colore marrone. Ne prendiamo un pezzettino e andiamo a ingambare ogni singolo fiorellino per circa 2-3 centimetri, così come sto facendo io. Lo andiamo a fare per ogni gruppetto, diciamo per ciuffetti di 5 ognuno, per cui io ne ho già preparati come questo altri 4. In maniera che poi dopo li andremo a unire creando dei gruppi da 5. Così riprendo nuovamente la mia guttaperca e vado a ingambare. Una volta che ho creato questi gruppi, li vado a unire di nuovo. In questo caso io ho tre gruppi da 5, poi dipende da quanto volete voluminosa la vostra ortensia, li vado nuovamente a riunire e a ricreare un unico fiore. Una volta che abbiamo fatto la nostra ingambatura, andiamo ad aprire singolarmente tutti i fiorellini. E vado a creare la caratteristica forma a palla dell'ortensia. Vedete che questa, come vi dicevo, è realizzata con 15 corolline di fiori. Se vogliamo un'ortensia più voluminosa, basta che andiamo ad aggiungere altri gruppetti. Per le foglie invece prendiamo la nostra barrettina di filo metallico, in questo caso utilizziamo le barrette verdi, mettiamo un punto di colla qua al centro della nervatura della foglia, inseriamo la bacchettina di filo, la barrettina e con le mani schiaccio in questa zona in maniera da andare ad inglobare la barretta all'interno della foglia e nuovamente andremo con la guttaperca a inguttare il gambo della foglia. Una volta che abbiamo creato i nostri fiori, vediamo come si va a rivestire la sfera. Per la sfera andiamo ad utilizzare una sfera in plexiglass di 16 cm di diametro, alla quale abbiamo fatto un foro utilizzando la punta della pistola o un trapano, come in questo caso, e andremo a chiuderla in questa maniera. Prendiamo adesso il tubolare di rivestimento che in questo progetto, per questo progetto andiamo ad utilizzare i nuovi tubolari, il tubolare, questo qua Voile Lurex, in questo caso utilizziamo un latte oro e andiamo a rivestire la sfera semplicemente andando a calzare il tubolare alla sfera. Così facendo, tiriamo bene bene. Arriviamo fino in cima e andiamo a fare un'imbastitura sopragitto lungo tutta la circonferenza, sia la circonferenza in alto che la circonferenza in basso. Tiriamo, non ci preoccupiamo in questo caso, in questa
che andiamo a nascondere il foro, perché comunque, soprattutto con questo tubolare che è molto trasparente e molto defetto, non avremo problemi poi a ritrovarlo con facilità. Per cui tagliamo via il filo in eccesso e andiamo a fare la stessa operazione anche dall'altro lato. Andremo a tagliare la parte eccedente del tubolare e nuovamente ripartiamo con la nostra imbastitura. Tiriamo, facciamo combaciare con l'unione delle due semisfere la nostra cucitura, così come vi sto facendo vedere. Dopodiché bloccheremo il filo e con un puntino di colla caldo blocchiamo tutto, così siamo sicuri che non si sfili nulla. E andremo poi a decorare questa parte terminale con un fiocchetto. Per inserire le luci, risfruttiamo, vedete che qua si vede perfettamente il foro, possiamo riandare a ribucare con la punta così, in maniera che il tubolare risulti poi che si attacca al foro. E in questo caso, per questo progetto, noi andiamo ad utilizzare le 100 luci, che è questo filo di luci, che per comodità io sono andata ad appuntare così, girando i 5 fili che vanno a creare e li possiamo andare ad inserire dentro il foro, facendoli passare tutto. Un'alternativa è ne potete, diciamo, infilare 4 e uno lo possiamo lasciare sull'esterno per andare a decorare anche dall'esterno i nostri fili. Li inseriamo tutti all'interno della nostra sfera. Vediamo adesso la composizione finale. Una volta che abbiamo messo il gancio per appendere la palla, che in questo caso abbiamo utilizzato il nostro cotton twist lurex, questo qua nel color beige, e abbiamo semplicemente fatto passare attraverso il forellino della sfera in plexiglass, sono andata ad incollare due ortensie, una che come vedete è quella che abbiamo realizzato insieme, per cui è un'ortensia fatta da 15 petali, l'altra invece è un pochino più grande, è fatta da 20 petali e abbiamo abbinato i colori, per cui 15 li abbiamo messi in color ghiaccio e 5 li abbiamo messi in color verde salvia. Inoltre abbiamo, oltre a fare le foglie, abbiamo creato dei piccoli ciuffetti di ortensie più piccole, per cui dei mini grappoli che potete fare anche con un gruppetto da 5 oppure da 3. Semplicemente incollate sulla sommità della sfera e abbiamo decorato con la nuova botanica. Nello specifico abbiamo utilizzato dei rametti di mosso di neve, che è questo qua, vedete, molto bello, è floccato, le foglie glitterate color champagne e la felce innevata. La cassettina con le pile all'interno è nascosta sul retro in maniera che io facilmente riesco ad azionarla per avere la mia sfera luminosa. L'ultima decorazione, abbiamo messo qualche fiocchetto in qua e là col nastro spark, abbinando i due colori, sia del bianco, vedete, che dell'oro. E lei è la nostra sfera di Natale 2020 con le ortensie. Spero vi sia piaciuto il video tutorial. Al prossimo, ciao dalla Rencalic.